Tra i doppi bipoli gioca un ruolo particolarmente importante per i suoi utilizzi, per il suo larghissimo utilizzo, il cosiddetto trasformatore. Noi ne vedremo adesso la versione ideale. Più avanti in questo corso vedremo anche come si può realizzare questo soggetto, questo doppio bipolo, una possibile realizzazione. Per ora è un doppio bipolo e come tutti i doppi bipoli noi non ci stiamo preoccupando di come si realizzano ma di cosa fanno. Allora, cosa fanno? Ce lo dicono le caratteristiche. Il trasformatore ha questo simbolo, ed è caratterizzato da un parametro n che chiameremo rapporto di trasformazione. È un numero reale positivo. Quindi assegnate un trasformatore assegnando un rapporto di trasformazione. La porta 1 del trasformatore tipicamente viene chiamata primario del trasformatore, la porta 2 secondario del trasformatore. Avete variabili, tra virgolette, al primario e al secondario. Vogliamo il legame tra le variabili di primario e le variabili di secondario. A differenza dei doppi bipoli resistivi, stavolta il legame sarà tra le due tensioni e tra le due correnti. Ed è il seguente: il rapporto tra le tensioni è proprio pari al rapporto di trasformazione, mentre il rapporto tra le correnti è l'inverso, cambiato di segno. Questa è la caratteristica di questo doppio bipolo. È un doppio bipolo, sì, che come tutti i doppi bipoli le grandezze di una porta sono legate a quelle dell'altra porta, e su questo non c'è dubbio. A differenza di quelli resistivi, però, come dicevo, stavolta il legame è tra le due tensioni e tra le due correnti. Cosa fa questa macchina, questo oggetto? Trasforma le tensioni. Trasforma le tensioni secondo un rapporto e le correnti secondo l'inverso. Tra l'altro questo segno meno lo potreste far sparire se, come spesso accade sui trasformatori, al secondario viene adottata questa convenzione. E allora a quel punto questo diventa più, ok? Come se la corrente seguisse lo stesso flusso. Però questo è un dettaglio semplicemente per ricordarvi che i versi delle correnti sono sempre arbitrari, non è che facciano parte delle tavole di Mosè, quindi seppure siamo abituati a vederle sempre certe scelte, potrà capitare una situazione in cui non c'è quella scelta, non ci dobbiamo per questo impaurire. Allora, tornando a noi, se andate a guardare i rapporti, vi accorgete immediatamente che questo oggetto, se innalza la tensione di N, abbasserà conseguentemente la corrente della stessa quantità, perché i rapporti tra le tensioni sono esattamente opposti, inversi rispetto a quelli che ci sono tra le correnti. Quindi, un oggetto del genere, per cosa serve? Serve per cambiare i livelli di corrente e di tensione. Il circuito di ricarica del vostro cellulare, della batteria del vostro cellulare, lavora con tensioni di qualche volt, 4-5 volt, ma lo collegate alla rete elettrica, dove preleva una tensione che non è 4-5 volt, ma è 230. Tra l'altro, come vedremo, la tensione lì alternata, mentre il circuito vi serve non solo 5 volt ma anche continua, ma questa è un'altra storia. Concentriamoci solo sulle tensioni. All'interno dell'alimentatore c'è sicuramente un trasformatore, perché deve adattare quella tensione, far scendere la tensione da 230 a 5 volt. Quindi ci sarà necessità
di avere un trasformatore che fa questa operazione. Il trasformatore ideale, se fa scendere la tensione, fa salire la corrente e viceversa, della stessa quantità. E quindi se vado a calcolare il bilancio di potenza di questo oggetto, quindi vado a vedere la potenza assorbita alla porta 1 e alla porta 2, sarà V1 per I1 più V2 per I2. Su entrambe le porte ho fatto la convenzione normale. Okay? Quindi se vado a calcolarmi quanta potenza resta, assorbe il mio doppio bipolo, allora se andate ad applicare la caratteristica otterrete che V2 a chi è uguale? A V1 su N, e I2 a chi è uguale? Dalla seconda sarà uguale a meno N per I1, ma N per N va via, ottengo V1 per I1 meno V1 per I1, cioè 0. In altre parole, questo doppio bipolo cambia le correnti e le tensioni senza assorbire nulla. Si dice tecnicamente che è trasparente alle potenze. Già sapete che quando andate a toccare l'alimentatore, sentite quando sta funzionando l'alimentatore del cellulare, del vostro computer, cosa avvertite? Calore, quindi significa che una quota di potenza in realtà si dissipa all'interno. Lo vedremo per effetto di che cosa c'è dissipazione. Se fosse ideale non ci sarebbe dissipazione. Vedete? Potenza zero, potenza assorbita zero, quindi tutta la potenza che entra ve la ritrovate pari pari in uscita. Non ha assorbito nulla, si è semplicemente limitato a cambiare i livelli di tensione e di corrente. Quindi se ad esempio N fosse uguale a, che so, 0.1, significherebbe che la V1 è 0.1 volte la V2. Quindi significa che un trasformatore che, o se volete, che la V2 è 10 volte la V1. Questo è un cosiddetto trasformatore in salita. Il secondario ha una tensione più alta del primario. Se N fosse 10, trovereste un trasformatore in discesa, come quello che abbiamo all'interno dell'alimentatore del circuito di ricarica del cellulare. Ok? Abbatto la tensione. I trasformatori, poi lo vedremo più nel dettaglio, sono, come vi dicevo, utilissimi, li usiamo quotidianamente dappertutto e sono stati uno diciamo dei fattori fondamentali nello sviluppo del trasporto dell'energia elettrica, perché vi dissi la prima lezione che l'energia elettrica è a tutt'oggi l'unica forma di energia che si può trasportare in grande quantità a lunga distanza in maniera efficace ed efficiente. Tutte le altre forme di energia le potete trasportare per distanze limitate, calore, vapore, non è che potete fargli fare 400 km un tubo che vi trasporta il vapore, ok? Può essere all'interno di un impianto, di una casa, di un edificio, ma certamente non può percorrere quelle distanze. Vedremo insieme che l'unico modo che c'è per percorrere distanze molto lunghe senza che le perdite siano significative, e quindi senza che poi l'efficienza, il rendimento, se volete, scenda troppo, e innalzare le tensioni. In realtà la generazione di energia elettrica avviene a tensioni più o meno simili a quelle che vengono utilizzate dagli utilizzatori finali, quindi non viene generata energia elettrica a 300.000 volt. E perché poi in realtà si arriva a quei voltaggi? Voi sapete, gli elettrodotti, questi circuiti di distribuzione di energia elettrica,
che sono caratterizzate da portate elevate in termini di potenza e di energia. Anche se non conoscete nulla di elettrotecnica, avete sentito parlare di alta tensione, altissima tensione, cioè sono reti che lavorano a, come vedremo, 320.000-380.000 volt. E che necessità c'è di arrivare a questi voltaggi, che poi comportano tutta una serie di problemi non banali? Questi elettrodotti devono essere realizzati con tralicci molto elevati, dovete superare le montagne, insomma, non è chiaramente un'operazione agevole, tant'è che sono sistemi che hanno un grande impatto sia economico, ambientale, tutto quello che volete, ed è legato al fatto che l'energia elettrica a lunghissima distanza, quindi parliamo di centinaia di chilometri, deve essere per forza di cose trasmessa con un'elevata tensione. Perché? Lo vedremo nel dettaglio. Chi è che, quali sono le perdite? Cos'è che ci fa perdere potenza, tra virgolette, per strada? Come vedremo, la principale causa della perdita di potenza e quindi di energia sono i cavi elettrici. I cavi elettrici li modelleremo come resistori. Quando la corrente circola un resistore, RI quadro è la potenza che si mangia il resistore, quindi non arriva a destinazione. Quindi voi immettete nella rete 10 kW e ve ne trovate 9. Ok, perché? Perché quel kilowatt si è perso per strada. Ovviamente, se i conduttori fossero perfetti, quei cavi sarebbero dei corti circuiti, cioè resistenze nulle, non assorbirebbero nulla. Ma noi possiamo usare conduttori ottimi come il rame, l'alluminio, ma certamente non perfetti, cioè avranno una piccola resistenza ma non sarà mai zero, il che significa che lungo la linea avremo sempre RI quadro. E quindi l'unico modo per abbattere, una volta che avete preso la migliore tecnologia del cavo compatibile con i costi, che chiaramente non posso farli in oro, che sarebbe meglio, ma certamente non dal punto di vista economico, una volta che avete minimizzato la resistenza dovete lavorare sulla corrente. E come si lavora sulla corrente a parità di potenza? Alzando la tensione. Perché se la potenza è quella, V per I, volete lavorare, trasportare lo stesso quantitativo di watt, voglio trasportare un megawatt, nessuno nel trasporto, non sono obbligato a una certa tensione, la tensione che devo darvi è quella sul carico finale, cioè voi volete che sul vostro elettrodomestico arrivino 230 volt, non 1000 volt, ma lungo la strada faccio quello che voglio. E quindi, lasciando invariata la potenza, cosa faccio? Alzo la tensione e abbasso la corrente. E chi fa questa operazione? Questi signori. Dalla centrale elettrica che produce energia avrete una serie di trasformatori innalzatori che inizieranno ad innalzare il livello di tensione e conseguentemente abbassare quello di corrente. Quindi c'è la tensione che a casa nostra, che è anche quella, è anche lo stesso range di tensione in cui viene prodotta l'energia elettrica dalla centrale, è la cosiddetta bassa tensione. Quindi parliamo di decine, centinaia, migliaia di volt, fino ai kilovolt. Poi si innalza verso la media tensione, parliamo di decine di migliaia di volt, quindi 10.000, 20.000, 30.000, e poi si va verso l'alta tensione. Chi è che decide il livello di tensione? Il tratto che dovete percorrere. Più lungo il tratto, come vedremo, è maggiore la resistenza offerta dai cavi. Quindi se mi devo collegare da casa mia fino alla cabina di quartiere, andrò col cavo di bassa tensione, parliamo di centinaia di metri. Dalla cabina di quartiere fino alla centrale di trasformazione, tipicamente esterna alla città, si va in media tensione, 20.000, 30.000, quindi ci vuole un trasformatore. Dalla stazione di trasformazione, che ne so, vicino al Park Club ce n'è una per chi è di Frosinone, si va poi verso la linea che percorre centinaia di chilometri con la tensione, con l'alta tensione o l'altissima tensione, dipende quanti chilometri dovete percorrere. Okay? Questo è il concetto, su questo poi torneremo, vi farò vedere un po' più nel dettaglio. La cosa importante è che tutta questa operazione si può fare esclusivamente se esiste un trasformatore. Ecco perché è così importante. Vi farò anche vedere come
In realtà proprio la possibilità di realizzare un trasformatore, non solo quello, ma anche e soprattutto questa, fece pendere la bilancia a favore della tecnologia della cosiddetta corrente alternata per la trasmissione dell'energia elettrica, trasmissione e distribuzione. Perché noi ancora non l'abbiamo vista? Vi apro una parentesi e vi anticipo cose che vedremo nelle prossime lezioni. Noi finora stiamo ragionando con correnti e tensioni costanti. Questa è la cosiddetta tecnologia della corrente continua, ok? Vedremo la tecnologia della corrente alternata, e cioè segnali che non sono più costanti nel tempo ma oscillano con una frequenza di 50 Hz, che sono quelli che ci troviamo a casa nostra. Vedremo che uno dei motivi fondamentali per cui, diciamo, a metà dell'Ottocento si decise di passare dalla continua, che era la tecnologia che in quel momento era più sviluppata, verso l'alternata, fu proprio questo. Il fatto che a quell'epoca l'unico modo che si conosceva, e tra l'altro è anche quello che ancora è più diffuso al mondo, di realizzare un trasformatore, non funzionava in corrente continua. Il trasformatore classico, così come lo studieremo noi, funziona solo se le grandezze sono variabili nel tempo. Se le grandezze sono costanti nel tempo, non funziona. E quindi, non funzionando quel tipo di oggetto, non c'era la possibilità di fare questo discorso. Quindi a un famoso concorso di idee che venne lanciato a livello mondiale per stabilire la tecnologia che dovesse essere usata per collegare la centrale idroelettrica delle cascate del Niagara alla città di New York, quindi parliamo di centinaia di chilometri, vinse la proposta tedesca che si basava sulla corrente alternata, perché uno dei motivi fu questo: con quella tecnologia si poteva introdurre un trasformatore e quindi cambiare i livelli di tensione in trasmissione, con conseguente miglioramento dell'efficienza, si abbattevano le perdite lungo la linea. Bene, torniamo all'oggetto. Noi per ora guardiamo un oggetto ideale, non sappiamo nulla in che condizioni funziona, però è un trasformatore ideale che ci dà questo tipo di risultato. Bene, questa è una prima proprietà che ci sarà molto utile. Un'altra proprietà che ci sarà molto utile è il cosiddetto trasporto di impedenza. Cos'è il trasporto di impedenza? Cosa fa un trasformatore, oltre che cambiare i livelli di corrente e di tensione, oltre che comportarsi come un bipolo trasparente per le potenze, ha anche una proprietà molto molto interessante, che è il cosiddetto trasporto di impedenza. Adesso, l'impedenza però è un concetto che non conosciamo. Io vi lascio questa denominazione perché è con questa denominazione che si indica questa proprietà. Per ora immaginate che per noi l'impedenza è uguale alla resistenza. L'impedenza, come vedremo, è un concetto che generalizza la resistenza. Per un resistore l'impedenza è la sua resistenza, ok? Quindi vedremo cos'è l'impedenza, ma vi anticipo che per ogni resistore impedenza è uguale resistenza, quindi non cambia nulla. Cosa significa trasportare l'impedenza? Allora, andiamo a vedere cosa accade a questo doppio bipolo se io lo chiudo su un carico RL. Quindi è un trasformatore chiuso su un carico finale. Il suo secondario è chiuso su un carico. Concettualmente, come ricorderete, quando su un doppio bipolo definite una condizione ad una porta, per esempio collegato a un carico, in realtà non è più un doppio bipolo. Cioè, questo, dal punto di vista concettuale, diventa un bipolo. Perché gli unici morsetti su cui avete ancora gradi di libertà sono i morsetti del primario. Quelli di secondario avete già definito come vengono chiusi. E quindi si pone la questione: ma se questo è un bipolo,
posso calcolarmi una resistenza equivalente anche qui, chiaramente non usando serie parallele. Quindi come si risponde a questa domanda? Ricordandoci che cos'è la resistenza equivalente. Noi spesso, quasi sempre, la calcoliamo con serie parallele di resistori, ma ricordiamoci che la definizione che vale sempre in ogni caso qual è? Si definisce resistenza equivalente il rapporto tra la tensione tra due morsetti e una corrente nota che alimenta questi morsetti. Cioè, per me la resistenza equivalente, per definizione, il rapporto V1-I1 vista ai capi appunto di questi morsetti. Cioè, in questa definizione io suppongo di conoscere I1, e cioè di collegare un generatore I con 1, e voglio ricavarmi V1. Questa è la resistenza equivalente. Poi, nel caso delle reti resistive, noi non usiamo questa definizione, ma usiamo serie paralleli, ma questa vale sempre, ok? Perché io sto dicendo, tutto questo, se esiste quella resistenza equivalente, deve essere equivalente a questo. Da cui discende la definizione stessa di resistenza equivalente, d'accordo? Ok. Quindi quando voglio calcolare la resistenza equivalente di un qualunque bipolo e sono in dubbio se usare o no serie parallele, oppure come in questo caso non esiste proprio la possibilità di farlo, questa definizione è sempre vera, definizione operativa che vi consente di calcolarlo. Benissimo, allora andiamoci a calcolare quanto vale il rapporto V1 su I1. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo applicare, sfruttare le caratteristiche del trasformatore e la caratteristica del carico. E allora orientiamo correnti e tensioni, qui ci sarà la I1, qui ci sarà la I2, qui ci sarà la V2. Ricordiamoci che voglio calcolarmi questo. E allora quanto vale V1? La caratteristica del trasformatore mi dice che V1 deve essere uguale a n volte V2. Ma chi è V2? V2 la posso esprimere in funzione di I2, come applicando la caratteristica di RL. V2 è la tensione ai capi di RL, e quindi la posso esprimere in funzione della corrente che vi circola. Quindi avremo N per RL per I2. Siete d'accordo? È corretto? Non è corretto. Ci manca il segno meno, perché su RL, se abbiamo adottato la convenzione dell'utilizzatore verso sinistra, verso destra c'è quella del generatore. L'abbiamo anche detto altre volte. Quindi ci vuole un segno meno nella legge di Ohm. Bene, ma I2 a sua volta chi è uguale? A meno n per I1, applicando la seconda caratteristica del trasformatore, che ci dice che I1 su I2 è uguale a meno 1 su n. E quindi alla fine mi accorgo che il legame tra V1 e I1, applicando appunto le caratteristiche del trasformatore e la caratteristica del carico, è questo. E quindi ottengo il risultato che va sotto il nome di formula del trasporto di impedenza. Qual è il rapporto di proporzionalità tra I1 e V1? N quadro per RL. In altre parole, dal punto di vista del primario, il trasformatore ideale caricato con RL equivale
ad un unico resistore equivalente, quindi cancellate tutto, tutto questo si sostituisce con un unico resistore la cui resistenza è N quadro per RL, cioè trasportate, come si dice, l'impedenza da secondario a primario moltiplicandola per N quadro. Ok? E questo, come vedremo, ci sarà molto utile per semplificare l'analisi dei circuiti in cui c'è questo trasformatore, perché ovviamente se non sono interessato a sapere cosa c'è qui, tutto questo lo rappresento così e vado avanti e cancello, faccio sparire completamente dal mio circuito il doppio bipolo, lo rappresento in modo equivalente. La formula del trasporto di impedenza ha la formulazione opposta nel momento in cui il carico lo mettete al primario e lo volete trasportare al secondario. Questo ve lo lascio per casa, applicate gli stessi passaggi e dimostrate che se RL lo metto al primario, quindi stavolta il primario che è stato definito in termini di carico, e voglio ricavare la resistenza equivalente vista dal secondario, questa volta la resistenza equivalente, quindi V2 su I2, sarà RL diviso N quadro. Quindi trasportare da secondario a primario significa moltiplicare per il quadrato di N, trasportare da primario a secondario significa dividere per il quadrato di N, ovviamente. E quindi, ricapitolando, questo doppio bipolo ideale trasforma le tensioni di un fattore n tra primario e secondario, le correnti di un fattore 1 su n e le impedenze di un fattore n quadro se si spostano da secondario a primario, 1 su n quadro se si spostano da primario a secondario. E tutto questo senza alterare il bilancio di potenza, cioè senza chiedere nulla in cambio, cioè ideale. Lo fa gratis, potenza assorbita zero. Quindi ci consente di adattare tensioni, correnti ed impedenza. Cos'è l'adattamento di un'impedenza? Supponete che per qualche ragione voi volete collegare in un certo punto della vostra rete un'impedenza prefissata. Ok? Volete, adesso vi farò vedere un esempio in cui l'impedenza deve essere così, come si dice, adattata. Immaginate di volere 4 ohm. Ad esempio, molti degli impianti audio sono ottimizzati quando le casse si collegano e offrono un'impedenza di 4 ohm o 8 ohm. Supponete di avere un carico che non è 4 ohm, è 1 ohm. Come potete pensare di risolvere il problema? Voi avete il carico di 1 ohm e avete un circuito di alimentazione che richiede un carico da 4 ohm. Allora, se qui c'è il circuito di alimentazione, io qui voglio vedere 4 ohm, ma in realtà RL è 1 ohm, cosa faccio? Ci metto un trasformatore con N uguale a 2 tra il carico e il generatore cosa vedrà? Non vedrà più 1 ohm, ma vedrà 4 ohm. Quindi io ho adattato l'impedenza, ho interposto un trasformatore che non mi serve per cambiare tensione e corrente, ma mi serve per far vedere al generatore o comunque alla rete che ho a monte l'impedenza che lei vuole. E lei vuole per esempio 4 ohm, perché per tutta una serie di ragioni certi circuiti lavorano bene esclusivamente con certi carichi. Un esempio
in cui è importante adattare il carico rispetto al generatore, che vi faccio vedere, è il caso in cui volete, ad esempio, massimizzare la potenza trasferita al carico. E allora, se io, ad esempio, ho un sistema fatto da un generatore ed un utilizzatore, ok? Qui ci sarà una corrente, qui ci sarà una tensione e qui ci saranno i morsetti di collegamento tra questi due sistemi. Posso, ad esempio, chiedermi qual è la condizione, quindi che tipo di carico ci devo andare a mettere per far sì che sul carico finale arrivi la potenza massima disponibile. Questo è un tipico esempio di problema che si ha nelle reti di telecomunicazione, dove il problema dell'adattamento è molto sentito perché i livelli di segnale sono molto bassi. Voi avete un'antenna che capta un segnale, ve lo deve portare sul televisore, soprattutto se l'antenna ad esempio è satellitare, quindi i segnali sono ancora molto più bassi, che non sono terrestri, vengono dallo spazio. Avete l'estrema necessità di massimizzare la potenza che arriva sul ricevitore. Quindi noi possiamo studiarci questo problema con un modello semplice, visto che per ora i nostri strumenti sono ancora limitati. Supponete che il generatore sia modellabile come, che ne so, un Thevenin equivalente. Qui c'è una parte attiva, ci sarà una parte passiva, quindi se tutto è lineare io lo modello così, avrò una tensione e avrò, chiamiamola, una resistenza, la chiamo RG, resistenza del generatore, e questa è con G, tensione del generatore. Quindi se chiamo A e B questi morsetti, la parte di generazione, la parte attiva di sinistra, la modello con un Thevenin. La teoria mi dice che se tutto è lineare lo posso sempre fare. E per ora il carico lo modelliamo come un semplice resistore RL. Ok? Ora mi pongo la seguente domanda. Quando è che, in che condizione io sarò in grado di trasmettere a carico la potenza massima? Ci dobbiamo studiare il problema, supponendo che RL sia variabile, cioè la domanda è: io ho un certo blocco di generazione, un generatore con le sue impedenze interne, eccetera, eccetera. Qual è il carico da usare per far sì che si riesca a estrarre il massimo di potenza da questo sistema? Vediamo. RL quindi per me è un'incognita. Voglio massimizzare la potenza usando RL come variabile indipendente, cioè come si dice, come grado di libertà. E allora, la potenza che arriverà su RL da chi dipende? La possiamo calcolare come RL per I quadro, dove I chi è? È la corrente di quest'unica maglia di cui si compone il circuito. Quindi la corrente generatore di RL e di RG, essendo tutti e tre in serie. Quanto vale questa corrente? La corrente sarà E diviso RG più RL. Quindi la potenza sarà E quadro RL fratto RG più RL al quadrato. E questa la vediamo come una funzione di RL, visto che abbiamo detto che per noi RL è un grado di libertà, è variabile, cioè noi vogliamo adesso capire come, cambiando RL, possiamo massimizzare questa funzione, questa potenza. Bene, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo calcolarci il massimo di questa funzione in funzione di RL. Come si calcola il massimo della funzione? Derivata prima, uguagliamo a zero e vediamo le soluzioni. Allora, deriviamo la potenza rispetto ad RL. E quadro è una costante, non ci interessa. Rispetto a RL, quello che cos'è? È
un rapporto di polinomi. Come si deriva un rapporto? Il denominatore sarà il quadrato del denominatore, vi ricordate? Quindi avremo RG più RL alla quarta. E il numeratore che cos'è? È la somma di due addendi nei quali il primo è il numeratore derivato per il denominatore non derivato, quindi RL derivata per RL ci dà 1 e il denominatore sarà RG più RL 4, meno il numeratore non derivato per la derivata del denominatore. Il denominatore derivato rispetto a RL ci darà 2 RG più RL. Ok? Tutto questo va uguagliato a 0. Vabbè, questa derivata di un rapporto penso che non ci siano grossi dubbi su questo. Ok? Bene, vediamo le soluzioni di questa equazione. E quadro è un numero reale positivo, quindi lo possiamo anche togliere nel momento in cui uguagliamo tutto a 0. Se le due resistenze sono entrambi diverse da 0, come ovviamente supponiamo, il denominatore è diverso da 0 e quindi si può anch'esso cancellare. Quindi alla fine dobbiamo semplicemente imporre che il numeratore sia uguale a 0. Andando a sviluppare avrete RG quadro più 2 RL RG più RL quadro meno 2 RL RG meno 2 RL quadro è uguale a 0. Quindi poi, operando le opportune semplificazioni, otteniamo la condizione che RL quadro deve essere uguale ad RG quadro. Se RL quadro è uguale ad RG quadro, la derivata è nulla. Ovviamente questa equazione ammette due soluzioni, di cui una fisicamente non accettabile, perché la radice ci darebbe più o meno RG, ma noi stiamo considerando bipoli passivi, quindi la soluzione negativa non è accettabile. Quindi la soluzione fisicamente accettabile è unica ed è questa: RL deve essere uguale a RG, cioè il carico deve avere la stessa resistenza del generatore reale a cui è collegato. In questa condizione la potenza è massima. Qualcuno potrebbe obiettare: vabbè, dovresti andarti a calcolare la derivata seconda per capire se è un massimo o un minimo, perché la derivata prima uguale a 0 ci può dare massima anche i minimi. Bene, allora ve lo lascio come compito per casa, verificate che si tratti di un massimo e non di un minimo. Ok? Andate a guardare, a studiarvi la derivata seconda e vediamo cosa succede. Tornando a noi, in realtà, in effetti, studiandoci la derivata seconda si può facilmente vedere che questo è un punto di massimo. Il massimo trasferimento di potenza verso un carico resistivo avviene quando il resistore di carico uguaglia il resistore interno del generatore reale. In queste condizioni quanto vale la massima potenza che possiamo trasferire al carico? A questo punto prendiamo l'espressione della potenza, se queste sono uguali avrete E quadro su RL diviso EG, l'avevamo chiamato EG quadro su RL diviso 4 RL quadro, e quindi EG quadro diviso 4 RL.
Questa è la massima potenza che potete trasferire a un carico. O meglio, tipicamente la potenza massima viene definita sui parametri del generatore, quindi quando vi viene dato l'equivalente di Thevenin di un generatore, ecco qui, voi già sapete qual è la potenza massima che potreste estrarre da quell'oggetto, ed è questa, E quadro diviso 4R. E la condizione in cui riuscite ad estrarre quella potenza è quando il carico è uguale al resistore del generatore. Condizione di, si dice, adattamento del carico. Questa è la condizione di adattamento. Ok? Bene, ma signori, questa è la condizione che vi dice: se io ho un generatore reale, vado a calcolarmi E quadro diviso 4R, ottengo 10 watt. Significa che nella migliore delle ipotesi il vostro carico riceverà 10 watt. E qual è la migliore delle ipotesi? Quando il vostro carico è uguale alla resistenza interna. In tutte le altre condizioni i watt che arriveranno saranno di meno, quindi in qualche modo questa qui vi dà una specie di asintoto, di limite massimo di potenza che potete tirar fuori in qualunque condizione di funzionamento da questo generatore reale. E sottolineo reale, tutto questo ha a che fare con la natura di generatore reale che avete qui. E se ci fosse un generatore ideale non ci sarebbe limite alla potenza erogabile, l'abbiamo già discusso. Essendoci un generatore reale, il limite è questo, E quadro diviso 4E. L'ultima considerazione: in questa condizione quanto vale il rendimento di questo sistema, definito come? Se RL è l'uscita, il rendimento si definisce come la potenza che arriva al carico diviso la potenza generata. Ok? Quindi se volessi calcolarmi il rendimento, facciamolo qui. Per definizione la potenza assorbita dall'utilizzatore diviso la potenza erogata dal generatore. Cioè il rendimento mi dice: sì, io ho assorbito 10 watt, ma il generatore in quel momento quanti ne stava erogando? Nella condizione di adattamento, secondo voi quant'è questo rendimento? È semplice fare il calcolo, perché la potenza del carico è la PRL, la potenza erogata dal generatore per il principio di conservazione delle potenze dovrà uguagliare la PRL più la PRG. Perché il generatore chi è che sta alimentando? Sta alimentando il carico, ma sta anche alimentando il resistore interno. Vi trovate? E quindi nella condizione di adattamento quanto vale quel rendimento? La corrente è sempre la stessa. Quindi potreste mettere i quadro a fattore comune e toglierla di mezzo. Essendo la corrente sempre la stessa, PRL chi sarebbe? RL per i quadro. Vi trovate? Al numeratore sarebbe RL per i quadro, il denominatore sarebbe RL per i quadro più RG per i quadro. I quadro va via e vi viene che il rendimento in questo caso è anche uguale al rapporto RL diviso la somma dei resistori. Ma se i resistori sono uguali, quanto è il rendimento? È il 50%, è 0,5. Del resto, se i resistori sono uguali, in questo schema in cui sono alimentati dalla stessa corrente assorbiranno la stessa potenza. Quindi se massimizzate la potenza su RL, la massimizzate anche su RG.
Quindi se voi cedete 10 watt a RL, state cedendo 10 watt anche RG. E quindi il generatore dovrà erogarne 20, e cioè stiamo lavorando con un rendimento del 50%, che sarebbe assolutamente improponibile nei sistemi elettrici il cui obiettivo è il trasporto di energia. Ovviamente significherebbe che un elettrodotto perde il 50% di energia per strada, un po' come le condutture idrauliche a cui purtroppo siamo tristemente abituati. La condizione di massimizzazione di potenza è pessima dal punto di vista del rendimento. La condizione migliore del rendimento quale sarebbe? Che la RG fosse la più piccola possibile, perché così quel denominatore tende a RL e il rendimento va al 100%, va a 1. Quindi se io voglio rendere il sistema efficiente, cioè avvicinare quanto più possibile la potenza consegnata all'utente rispetto a quella generata, io devo andare molto lontano rispetto a questa condizione. Devo adottare una condizione di RL molto maggiore di RG. Se RL è molto maggiore di RG, allora in questo denominatore RG è trascurabile, il rapporto tende a 1. Ok? Cioè dire che RL è molto maggiore di RG, l'abbiamo già visto, significa che il generatore reale tende a comportarsi come uno ideale, cioè la RG in serie diventa un corto, non è più, non dà nessun effetto. Questa invece è una condizione che dal punto di vista del rendimento è pessima, dal punto di vista della massimizzazione della potenza è ottima, è la migliore. Quando è che viene usata questa condizione? In tutte le applicazioni in cui a voi non interessa perdere la metà della potenza, purché il livello assoluto di potenza sia il più alto possibile. Vi ho fatto l'esempio dei segnali televisivi. Le applicazioni in alta frequenza, come vedremo, quelle che non hanno come obiettivo il trasporto di grandi quantità di energia, ma di grandi quantità di informazione, sono caratterizzate da potenze dell'ordine dei milliwatt, dei watt, non dei megawatt e dei gigawatt come gli elettrodotti. Allora, se io pure perdo il 50% di queste potenze, non sto sprecando granché. Quindi se lavoro con un rendimento del 50%, stiamo parlando di milliwatt, di watt, non stiamo parlando di quelle quantità. Però, di contro, sul mio decoder arriverà il segnale più forte possibile. Più forte arriva il segnale di ricezione, e migliore è la qualità del segnale, o se volete a parità di qualità più semplice sarà il circuito che vi deve estrarre quel segnale e poi convertirlo come si conviene per poi mandarlo al monitor o alle casse, quello che sia. Okay? Questo tipo di adattamento viene effettuato quando non abbiamo necessità di grandi efficienze energetiche, ma abbiamo necessità di elevati livelli del segnale. Vogliamo che il segnale ci arrivi, perché quando arriva un segnale dal satellite è immerso in quello che è il rumore elettromagnetico che si becca attraversando tutta l'atmosfera, arriva con dei valori di potenza molto bassi. Tanto più riuscite a sollevare questo livello di potenza, tanto meno complicato e quindi meno costoso è il circuito di ricezione. Okay. Va bene, ci fermiamo qui.